La Casa di Fenfer, un programma consigliato da Assessorato alla Scuola, Comune di Palermo. Palermo, città candidata a Capitale Europea della Cultura 2019. Ciao a tutti bimbi e benvenuti al nostro consueto appuntamento con il TG News. Partiamo subito con la prima notizia. Simone, proviamo a tornare almeno per un attimo, bambini, lo facciamo con... Ci proviamo, lo facciamo con la nuova stagione della Casa di Fenfer. Siamo veramente contenti di poterla annunciare nel nostro telegiornale, la trasmissione che oramai sta avendo un grande seguito tra i bambini, i ragazzi, ma anche tra le famiglie, perché ci sono tante famiglie che la seguono tutti insieme. La regia è del nostro amico folletto, quello un po' pazzo, Fenfer, condotta dalla bravissima Triscia. E poi Valentina, ricordiamo che è anche inserita nella città capitale, perché Palermo sarà città capitale nel 2019 questa trasmissione. Vediamola con grande piacere. Tantissime le novità. Torna il magico e fantastico mondo di Fenfer con tante novità per i più piccoli e per i genitori che ancora una volta vogliono riscoprirsi bambini. L'avventura del mondo degli gnomi e degli animali del bosco in collaborazione con Videoset nel circuito di Palermo, candidata a Capitale Europea della Cultura 2019. Un ricco cast di personaggi quest'anno, ma tra le star, Triscia Giullare, Fenfer il regista, Margi, nonna Giorma, Giullare, questi personaggi storici che hanno dato vita al format. Diverse le new entry per i più piccoli, la serie animata dei fratellini Nika e Nanook, che grazie al maestro Fenfer insegneranno l'alfabeto, i numeri, i colori attraverso un metodo interattivo. Anche i più piccoli saranno protagonisti del format. Ci sarà spazio anche per i più giovani con la rubrica Bad Boys, per poter capire usi, modi e costumi dei giovani d'oggi e le loro aspettative. Ma tra i compagni di viaggio il cane Billy, il professor Mifido, Golo Sorso e la pecorella Tontolina. Non abbiamo ancora concluso perché in collaborazione con l'assessorato della scuola nasce la rubrica Fenfer News School, il TG, un vero e proprio notiziario, realizzato da insegnanti e alunni di ogni ordine e grado per discutere delle attività scolastiche e delle attività della nostra città, Palermo e i suoi quartieri. Le telecamere di Fenfer attraverseranno il capoluogo siciliano dal centro alla periferia, dalla periferia al centro. Inoltre non poteva mancare l'appuntamento con le rubriche di cucina, salute, animali, alimentazione, laboratori creativi ed eventi. Fenfer non finisce mai di stupire il suo pubblico, le sorprese continueranno in ogni puntata, scopriremo realtà inesplorate. Grazie a tutti per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima! Ciao! Un, due, tre, quattro.
Esiste un mondo dove la fantasia e l'immaginazione di ogni bimbo diventa realtà. Scuola dell'infanzia, il mondo di Mirò. Supportati da insegnanti qualificati e da una valida struttura scolastica, numerose sono le esperienze delle quali i bimbi saranno i veri protagonisti, come feste, recite, spettacoli teatrali, attività manipolative, corsi di danza e di inglese. Fiducia è il termine che più ci identifica. E allora, siete pronti a viaggiare con noi? Vi porteremo in un mondo fantastico. Il mondo di Mirò, via Alessandro Teresino 18B, Palermo. Per info 091 676 0275. Alibari, mettiti un costume e vieni. Io ho questo costume. Vai. E che devo fare? Di nuovo. Ah. Vado. È un po' tonto. Bene, adesso ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. E proprio in base a questo abbiamo raccolto anche questa volta un messaggio che ci hanno, che ha dato a tutti un po' in generale stop. Bene, adesso ci fermiamo per qualche secondo di pubblicità. Noi abbiamo raccolto un invito che ci hanno mandato proprio le stop. E dopo la prima parte tenutati da... Bene, avete visto una puntata dedicata interamente a questo progetto, Palermo apre le porte, la scuola adotta la città. Noi intanto vi diciamo che l'ultima puntata andrà in onda proprio e sarà impiantata... Tantissimi stop. Prossima. Baci, baci da Trisha. Ciao. All the birds sing words and the flowers croon in the tiki 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 room. Ma vi piace questo sport? È la prima volta che lo facciamo questo sport? È la prima volta che fai questo sport? Sì. Ma lo conoscevi? No. Ma neanch'io, guarda, per me è stata una scoperta. Come ti chiami? Martina. Martina, allora, sei contenta di questa giornata qui all'aperto con tutto questo sport a vostra disposizione? Sì. Bene. Lo facciamo più spesso? Sì. Dai, lanciamo un messaggio, diciamo che dobbiamo fare più spesso, dobbiamo organizzare queste belle giornate, dillo tu. Allora, dobbiamo fare spesso queste belle giornate, spesso questo gioco. Oh, all'aria aperta anziché dentro, chiusi a scuola, giusto? Giusto. Oh, ok. Mi raccomando, ascoltate il messaggio di... Martina. Ciao. E adesso io mi faccio una piccola passeggiata proprio in questa pista e vi saluto per questo appuntamento, per questa ottava giornata nazionale dedicata allo sport paralimpico. Io mi sono divertita tantissimo, voi continuate a seguirci. Vado, vado, vado via. Allora, tu sei un bambino bravissimo, quanti anni hai? Sei. Sei anni. Allora, vogliamo vedere che cosa devi fare per diventare un campione? Eh? Va bene, leggi qui, vediamo un po'. Dai, diamo il microfono. Vai, leggi, girati un po' così e leggi. Perfetto, vai. Vediamo. Se vuoi essere un campione... È importante mangiare le cose giuste. Allora, quali sono le cose giuste? E poi? Nel momento giusto e nella giusta quantità. Quindi, le cose giuste nel momento giusto e nella giusta quantità. Perché? Sei pronto a salire? Sì. Hai paura? Un po'. Un poco di paura, ma stai tranquillo perché ci sono i vigili del fuoco che non ti abbandonano e quindi noi siamo pronti proprio a vedere che cosa succederà. E voilà, ecco che lo mettono su, è lui.
Perfetto, sale su quella, su questa scala come un buon vigile del fuoco. Noi speriamo che anche tu lo diventerai, perché i vigili del fuoco in fondo, sono degli eroi, è vero? Sì. Vorresti diventare vigile del fuoco? Proprio. Beh, insomma, lui è ancora un po' indeciso. Tu lo volevi diventare da grande? No, da grande no. Eh no? No. Da piccolo? Ok. Buon lavoro, grazie per quello che fate. Okay. E insieme a questa comitiva di pazzi che hanno accolto il mio invito, perché io ho detto potrò mai diventare vigile del fuoco, e loro mi hanno preso in parola, quindi mo me imbracano e mi fanno salire su quella scala. Io da qui concludo per i consigli della nonna la nostra rubrica e vi do appuntamento alla prossima. Ciao. All'interno, stop. Lo stavo leggendo, solo che ho detto invece di insegnano, inseguono. Cioè, invece di inseguono, insegnano. Perché non sono abituata ancora a fare tutte e due le cose. Natale, cominciamo questa puntata, tutta una puntata natalizia ovviamente, come vedete anche il nostro studio è addobbato con tante luci e stop, addobbato. Salve a tutti amici, benvenuti a questa prima ufficiale puntata della casa di Fanfer. Benvenuti a tutti quanti, allora abbiamo partito, stop, che abbiamo partito, non si può sentire, vai. All the birds sing words and the flowers croon in the tiki 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 room. E come vedete tantissime sono le persone, considerate che è ancora molto presto qui al centro commerciale, però già sono tantissime le persone che proprio si mettono a disposizione per farsi misurare il diabete e anche la pressione e tutto il resto. Quasi quasi lo faccio anch'io. Come vi avevo detto, anch'io partecipo a questa giornata mondiale del diabete, quindi mi faccio proprio misurare la pressione, che mi sa che è un po' altina in questo momento. Quindi stacco, intanto vi saluto, vi do appuntamento alla prossima. Ciao.
oggi e la gente qui si presta a tutto. Per esempio, Valentina, tu cosa hai fatto? Siamo in famiglia, ci ritroviamo qua. Ma scusa, ti hanno acconciato? Sì, sono la regina Antonietta Maria. Hai visto? Allora, guardate quanto è bella però. Ma anch'io, ma me lo fanno secondo te? Il maestro Ciacia. Salve. Lo fa anche a me questa meraviglia? Subito, hai visto? Perfetto. Allora, Maria Antonietta, sì? Se permette posso ripetere? Sì. Ok. Gente, no, non c'è Maria Antonietta, comunque... Triscia. Comunque abbiamo la parrucca adatta. Comunque siamo vicino a quel periodo però, eh? Devo dire che è venuta benissimo, è bellissima. Hai visto quelle due lì, no? Sì, ma le ho viste tutte. Lei è davvero bravo, Ti aspetti appena 5 minuti. Ti faccio vedere qualcosa di scioccante. Il cappello sposa, il viso. E il viso, esatto, sì. Allora, questa è una pettinatura adatta per tutti i giorni. Ecco, per andare a fare la spesa, andare a lavorare, ecco. Perché la signora non vuole una pettinatura che le occupa molto tempo. Un qualcosa di molto semplice, ecco. Anche per fare il... Possa durare. Infatti, a lei ci presenterà per fare il TG. E come infatti, una volta al mese dal parrucchiere, perché come facevano prima... E allora noi, Vale, vogliamo vederti così in TV, eh? Ok, mi alla prossima allora. Le prossime edizioni di Ercole News e TGT. Esatto. Voi la vedrete in queste vesti. All the birds sing words and the flowers croon in the tiki 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 room. Svelaci qualcosa, non puoi? Ma guarda, più che altro sarà il pubblico a svelare qualcosa questa sera. Io farò trasporterò del vecchio anno e lo trasformerò in nuovo anno stando su un palco e rappresentando, diciamo, attraverso la musica un cambiamento così, un cambiamento che spero sia propositivo per tutti. E quindi è un augurio sincero che faccio a tutti quanti di poter, come dire, vivere un bell'anno, ma un bell'anno vuol dire non solo quindi accettare tutti quelli che sono gli enormi cambiamenti che ogni anno avvengono, di affrontarli serenamente e di stare bene. Questo è, come dire, cercare di... di vivere sempre con tanto amore verso ciò che si fa. Questo è importantissimo, cioè l'amore verso le cose, fare le cose con amore, fare le cose con arte, essere in arte col modo in cui il mondo cambia. Questo è anche un po' un augurio che tu fai ovviamente a tutti i ragazzi che si approcciano alla musica, per esempio. Ma sì, ma la musica, ma tutte le forme di arte, la musica è una forma d'arte, ma chiunque, ecco, riscopra, chiunque scopre la naturale condizione dell'essere umano come essere creativo, e questo avviene come una folgorazione, deve portare avanti questa scelta e, come dire, di allenarsi, non arrendersi ai primi intoppi. Quindi speriamo che l'arte possa essere veramente l'elemento che può aiutare il mondo a migliorare la propria condizione. E dopo questa serata, quando rivedremo Max Gazzè a Palermo? Quest'estate, mi auguro che spero quest'estate di riuscire a tornare in Sicilia e a Palermo, insomma, adesso non lo so, però insomma io, essendo un po' siciliano, ogni volta che torno a Palermo vengo sempre con grande piacere. Grazie. Ciao, buon anno. E noi ne approfittiamo per fare gli auguri da parte di Valentina e di Marcello a tutto lo staff di Ercole News 24. Quindi baci e auguri a Vincenzo, Maurizio, Nicolò, Simone Libani, Roberto Oddo, Valentina Corrao e Salvo. Baci e auguri, buon 2014! Avete visto? Avete visto quanto divertimento, tanta riflessione, ma comunque tanto divertimento. E quindi io mi rimetto ovviamente il cappello. Ecco, vi saluto. Ciao! You.
tiki tiki.